Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare dei costi riguardanti la pratica dell'equitazione. Allora, il costo principale, ossia quello più dispendioso, sono le lezioni. Le lezioni hanno una durata media che varia dai 45 minuti a un'ora, un'ora e 10, un'ora e un quarto, e hanno un costo che si aggira dai 20 ai 30 euro. I manegi offrono la possibilità anche di comprare dei pacchetti di lezioni da 5, 10, 20 euro, scusatemi, 20 lezioni, che hanno un costo un pochino ridotto rispetto al fare lo stesso numero di lezioni, però pagando la singola lezione. Ad esempio, se io faccio una lezione di un'ora e la vado a pagare 25 euro, magari un pacchetto di lezioni da 10 lo vado a pagare 200 euro anziché 250. Quindi è come se più o meno due lezioni e mezzo le avessimo gratuite, che poi non sono gratuite perché hanno un prezzo ridotto, proprio per favorire quelle persone che invece vogliono praticare l'equitazione proprio con frequenza. Se invece volete praticare l'equitazione solamente come hobby o così come per provare, diciamo, come vi trovate, vi consiglio di praticare delle lezioni singole, oppure, diciamo, oppure abbonarvi a un pacchetto di lezioni veramente di numero ridotto, così al massimo, tra virgolette, sprecate un budget inferiore. Un altro costo per chi vuole praticare l'equitazione è la quota associativa. La quota associativa è una quota che viene versata a favore del maneggio, in modo tale da andare a coprire tutte quelle spese che ci possono essere, ad esempio, in un anno, come ad esempio se vogliono ristrutturare la scuderia o il campo, utilizzano tutti i soldi raccolti dalle quote associative dei ragazzi che frequentano la scuola per appunto fare questi lavori. Le quote associative vanno dai 50 ai 150 ai 200 euro, ovviamente in su, perché ogni maneggio ovviamente ha il proprio tariffario. Da aggiungere vi sono anche le assicurazioni che possono essere interne al maneggio, proprio per andarvi a coprire, diciamo, maggiormente in caso di piccoli medi incidenti, perché i gravi incidenti sono ricoperti in linea generale se praticate equitazione agonistica o comunque avete delle patenti o dei brevetti, sono ricoperte dalla società, chiamiamola così, a cui vi siete iscritti, che può essere ad esempio qua in Lombardia le principali sono la SEF e la FISE. Ovviamente SEF e FISE hanno dei costi differenti. Essendo la SEF una scuola di formazione, ha dei costi più limitati rispetto a quelli della FISE, che invece è la Federazione Italiana Sport Equestri. E anche qui farò un video dedicato proprio ai tipi di patenti, di assicurazioni che sono disponibili, perché ovviamente in base al vostro livello ci saranno dei costi differenti. Altre spese ovviamente sono riconducibili alla tenuta, ossia tutto quello che comprate per praticare l'equitazione. Tenete conto che in inverno avrete, vabbè, indosserete ovviamente i pantaloni, le calze, gli stivali alti oppure stivali corti con ghette, diciamo delle strati a cipolla inferiori sopra una giacca, cap, frustino e paraschiena o corpetto protettivo. Fate conto che una tenuta, chiamiamolo un outfit da equitazione, compreso di corpetto e cap, con un budget medio si aggira a 200-250 euro, contando che il corpetto comunque almeno 50 euro lo pagate, idem il cap, e sono già 100 euro. I pantaloni di equitazione altri 50 euro, gli stivali di equitazione minimo 50 euro, siamo già a 200, 50 euro in più contando calze magari e la parte superiore. Poi, diciamo, dipende anche come la praticate l'equitazione, nel senso che se il vostro fine è quello di avere poi un cavallo di proprietà, un cavallo in mezza proprietà, vedremo poi più avanti i tipi di contratto riguardanti la proprietà del cavallo, ovviamente andrete a comprare anche gli accessori per il cavallo. Io adesso non ho un cavallo di proprietà, però il mio fine è quello di averne uno, un giorno, speriamo, o comunque almeno di mezza proprietà, entro fine anno, se riesco, e ho comprato quella che si chiama grooming box, ossia una scatola contiene tutti gli accessori che mi possono essere utili per la cura del cavallo, che varia da brusche, striglie, spazzole, pettini,
qualsiasi cosa, grasso per gli zoccoli, pennelli, guanti per massaggiare il cavallo, gel freddo per i tendini, ci sono veramente un'infinità di cose. E contando che io ho, poi ve la farò vedere in un altro video, una grooming box abbastanza grande che ho comprato alla Decathlon, è su due livelli, più o meno il contenuto di quella box si aggira sui 100 euro circa, contando che comunque ho comprato tutti gli oggetti individualmente, che poi vabbè, vi farò vedere anche quello. Quindi comunque c'è un costo anche relativo agli accessori da utilizzare. Poi ovviamente se volete potete comprare anche i frustini, ce ne sono di due tipi principalmente, uno corto e uno lungo da dressage, e anche lì ovviamente dipende che tipo di frustino comprate. Se andate a comprare un frustino comunque da battaglia che vi serve per imparare, comunque dai 7 euro in su li trovate, ecco, anche alla Decathlon. Altrimenti ovviamente i prezzi lievitano. Sto pensando, altri costi obbligatori? Ecco, un costo obbligatorio ovviamente nel momento in cui andrete a fare le patenti, se volete comunque praticare agonismo, sono appunto i costi delle patenti, i costi delle gare e i costi riguardanti anche la visita medica agonistica, che è obbligatoria se sei iscritto in FISA. Adesso io sono iscritta in FISA, quindi non so effettivamente se anche per le altre associazioni, non so come chiamarle, valga la stessa regola, ma credo di sì, che hanno comunque un costo che può andare dai 70 euro in su per la visita, e poi ovviamente ogni gara avrà un costo differente. Se siete vicine al vostro maneggio, ovviamente il costo del trasporto del cavallo sarà inferiore rispetto a che se mi devo muovere da Milano a Verona, ad esempio. Ad aggiungerci vi è comunque anche il costo riguardante la presenza dell'istruttore, il costo di iscrizione alla gara, quindi diciamo che non sono molto molto economiche, ecco, anche fare le gare. E ovviamente, cosa importante per fare le gare in linea generale per chi è iscritto alla Federazione Italiana, è quella di avere un cavallo di proprietà. Farò un altro video in cui vi parlerò dettagliatamente della proprietà del cavallo, così vi spiego per bene i diversi tipi di contratto e ciò che comportano, insomma. Per il resto spero di esservi stata d'aiuto, qualsiasi cosa scrivete giù nei commenti, attivate la campanella, se vi è piaciuto lasciate un like. Ciao!